Le funzioni del participio presente in latino sono sostanzialmente due. Il participio presente può assumere funzione nominale oppure funzione verbale. Quando assume funzione nominale, esso può essere usato come aggettivo oppure come sostantivo. Quando invece assume funzione verbale, esso ha il valore di una subordinata implicita con il gerundio oppure di una subordinata esplicita introdotta da una congiunzione subordinante. Approfondiamo meglio questo discorso. Quando il participio presente ha funzione attributiva, esso svolge la funzione di attributo, cioè di aggettivo. Esaminiamo la prima frase. Abundanti prezio obside liberantur. Gli obsides, cioè gli ostaggi, vengono liberati con un abbondante riscatto. Abbundanti è il participio presente di abundo in caso ablativo concordato con il sostantivo prezio. In questo caso il participio presente svolge la funzione di aggettivo ed è concordato in genere, numero e caso con il sostantivo a cui si riferisce. L'abbiamo tradotto con un aggettivo, ma in alcuni casi è possibile tradurlo anche con una proposizione relativa, come nel caso successivo. Giunsero i carri che portavano i rifornimenti, ferentes, a funzione di attributo rispetto a currus con cui è concordato. In questo caso abbiamo tradotto il participio presente con funzione di attributo con una proposizione relativa. Il participio presente ha funzione di sostantivo quando è usato in funzione di nome, di genere maschile, femminile o neutro. Esaminiamo la terza frase. Audientes imperatoris orationem probant. Il soggetto, un nominativo plurale, è audientes, che è il nominativo plurale del participio presente da audio, audire. Chi saranno gli audientes? Gli ascoltatori, cioè coloro che ascoltano. Quindi gli ascoltatori probant approvano il discorso del comandante. Abbiamo tradotto audientes, participio presente, con un sostantivo. Se in italiano esiste un sostantivo corrispondente lo possiamo fare, ma quando non c'è dobbiamo ricorrere a una proposizione relativa introdotta da colui che, colei che o coloro che. È il caso della seconda frase. Audentes fortuna iuvat. La fortuna è il soggetto, iuvat, cioè giova, e aiuta coloro che osano. Audentes è il participio presente di audeo, audere, che significa osare. In caso accusativo, la fortuna aiuta quelli che osano, coloro che osano. Quindi il participio, quando ha funzione di nome, può essere reso o con un nome, se presente in italiano, oppure con una proposizione relativa introdotta da colui che, colei che, coloro che, quelli che.